Allora, iniziamo subito con l'appello per aprire la seduta di oggi. Lozzi Alabiso Ariano Biondo Candigliota Carlone Cerquoni Ciancio De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire la seduta con 20 presenti e vorrei ricordare che ci sono anche due assenti giustificati, i consiglieri Rinaldi e Gunnella. E apriamo la seduta di oggi. Intanto vi informo che abbiamo appena ricevuto due mozioni urgenti ex articolo 58 e a tal fine vorrei ricordare che come discusso già in commissione bilancio e regolamento esiste un documento del segretariato arrivato in periodo di vacanze di Natale, se non erro tra Natale e Capodanno, girato a tutti i municipi, in cui si dice che nei municipi non è possibile accettare in sede di seduta di consiglio le mozioni ex articolo 58 perché devono essere presentate almeno 24 ore prima. Quindi indipendentemente dal fatto che ancora adottiamo un regolamento che le permette, indipendentemente dal fatto che andremo presto a votare un regolamento che invece si atterrà strettamente a quanto dettato dal segretariato, vorremmo ricordare che questa circolare esiste, quindi non possiamo assolutamente ignorarla. Non è più possibile presentare mozioni nei municipi di questo tipo. A meno che non vengano presentate in ufficio consiglio il giorno prima, 24 ore prima. Comunque stavamo leggendo almeno per una delle due mozioni, è qui presente l'assessore oggi, quindi magari se richiesto può dare alcune spiegazioni in merito, anche se la mozione poi la discuteremo chiaramente al primo consiglio utile. Questo sicuramente. Detto questo, passerei. Sì, mi dica, consigliera. No, volevo solo ringraziarla, Presidente. Noi conosciamo, siamo venuti a conoscenza di questa circolare e quindi va bene anche così. Semplicemente riteniamo che su alcune questioni il Consiglio, debba riacquisire la sua sovranità e quindi. Secondo noi, con una discussione serena tra di noi avremmo potuto tranquillamente decidere di discutere questi temi che pensiamo siano appunto urgenti, perché non sempre c'è la possibilità di presentare 24 ore prima le questioni. Forse poi dovremmo fare una discussione su quali saranno le modalità per presentare degli atti su questioni che possono verificarsi il giorno stesso o 5 minuti prima del Consiglio. Perché appunto io penso, e il gruppo del Partito Democratico pensa, che la sovranità del Consiglio su questo non abbia circolari che tengano. Comunque ringraziamo la disponibilità dell'assessore e magari dopo parliamo della questione della scuola
Biagella, grazie. Sì, allora volevo dire, vorrei ricordare un'ultima volta, la circolare del segretariato parla di atti, quindi di mozioni che non possono essere presentate, ben diversa è una discussione, voglio dire, immagino che una discussione aperta, serena e pacata con gli assessori sia sempre auspicabile e mi sembra che siano assolutamente disponibili. Per questo motivo oggi percorreremo questa strada che secondo noi, anche in merito a quanto discusso in commissione regolamento, perché questo tasto è stato già toccato, vorrei ricordare, in commissione regolamento e tutti quanti l'abbiamo votato. Quindi vorrei ricordare che questa sarà la strada da seguire, niente mozioni ex articolo 58 presentate la mattina del Consiglio, anche se le cose sono urgenti, ci sono altre strade che possono essere percorse, perché non penso che sia la mozione poi in realtà quella che fa muovere tutto in un secondo. Quindi detto questo passerei proprio all'ordine del giorno. Sì, e ci sono tra l'altro, ve lo dico subito, due emendamenti presentati in merito alla delibera. Adesso sì, vi conforto, vi dico che se si stanno preparando già le copie in modo che verranno messi qui a disposizione affinché ognuno di voi possa dare un'occhiata. Emendamenti presentati dal gruppo PD in merito alla delibera che discuteremo a breve. Da parte, se legge, da parte di tutte le opposizioni. Allora adesso la leggerò perché io non ce l'ho in questo momento. Le leggo tranquilli e andiamo a leggere subito. Posso vedere l'ordine? Mi date l'ordine dei lavori un attimo? Grazie, grazie mille. Va bene, intanto in ogni caso, allora, sì, volevo solamente rettificare questa cosa. Sì, è vero, sono emendamenti che sono a firma di tutte quante le opposizioni. Benissimo, allora cominciamo la discussione della delibera, che è il punto primo all'ordine dei lavori di oggi. E ricordo che al termine della discussione andremo a presentare e a votare gli emendamenti e poi si voterà l'atto stesso. Parliamo quindi della proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Municipale avente ad oggetto l'istituzione dell'Osservatorio Permanente sul Gioco con Premi in Denaro, sua disciplina e indirizzi per la prevenzione dell'azzardopatia. C'è un relatore sull'argomento, consigliere Lazzari, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, buon pomeriggio colleghi consiglieri. Questa delibera chiaramente va a supporto delle commissioni che sono state fatte precedentemente anche in politiche sociali. È stata presentata a livello capitolino una delibera che andrà a regolamentare le sale da gioco ed è un regolamento che è stato ripreso da altre città italiane. L'esigenza di creare un osservatorio territoriale è nata per dare un senso di specificità e continuità al lavoro che si sta facendo a livello centrale. Siamo il primo municipio ad aver presentato questa delibera, che verrà presentata in tutti i municipi. È molto importante essere partiti dal municipio settimo, in quanto da alcuni studi è emerso che il nostro municipio è quello con il più alto numero di sale da gioco e quello che si caratterizza per la maggior superficie totale di sale. Il GAP, inteso come gioco d'azzardo patologico, è un fenomeno che va tenuto sotto controllo, quindi non è solo l'aspetto economico e fenomenologico che va tenuto sotto controllo, ma anche l'impatto sociale sulle persone. I primi studi sul GAP dicevano che colpiva in maniera particolare le persone anziane, in particolare con patologie come il Parkinson, perché con un minor controllo inibitorio, ma da studi approfonditi più recenti è stato dimostrato che il GAP può colpire tutte le fasce d'età, anche minori, e vedremo che sono quelli colpiti maggiormente in questo momento. Non è vero che colpisce esclusivamente persone sole, in realtà colpisce persone totalmente integrate socialmente. Quindi l'esigenza di creare questo osservatorio nasce non solo per la necessità di un censimento del fenomeno, ma anche per fare uno studio che metta in campo una serie di azioni pratiche per affrontare e trattare questo problema. Scusate, nel dispositivo nel quale andiamo a definire gli impegni, chiediamo di istituire un regime sperimentale, un osservatorio permanente sul gioco con premi in denaro, con il compito di studiare il fenomeno dell'azzardopatia, proprio come malattia, e le azioni preventive permanenti e di formulare proposte all'amministrazione, nonché di definire alcuni indirizzi fondamentali da proporre al Consiglio Comunale per l'attività amministrativa in relazione al contrasto della piaga dell'azzardopatia e del degrado economico-sociale.
Quindi il compito dell'osservatorio non è solo quello di studiare il fenomeno, ma anche quello di proporre degli atti concreti da presentare all'amministrazione al fine di contrastare questo fenomeno. Prevedere che lo stesso osservatorio si occupi in via sperimentale per l'anno 2017 di istituire un regime sperimentale di osservatorio permanente sul gioco con premi in denaro, con il compito di studiare il fenomeno dell'azzardopatia e le azioni preventive pertinenti e di formulare proposte all'amministrazione, nonché di definire alcuni indirizzi fondamentali da proporre al Consiglio Comunale per l'attività amministrativa in relazione al contrasto della piaga dell'azzardopatia e del degrado economico e sociale. Prevedere che lo stesso osservatorio si occupi in via sperimentale per l'anno 2017 di promuovere iniziative, campagne pubblicitarie, materiale informativo, progetti nelle scuole e con le famiglie, nei centri sociali anziani e in ogni realtà sociale del territorio che potrebbe essere interessata al tema, volte ad informare la cittadinanza sui rischi della dipendenza da gioco. Come sappiamo, la migliore cura è la prevenzione, quindi uno dei compiti dell'osservatorio sarà quello di cercare di prevenire il gioco d'azzardo, appunto facendo delle campagne formative e informative nei luoghi più sensibili, come i centri sociali anziani, quali luoghi di aggregazione. Questo ci permetterebbe di intervenire su una buona parte della popolazione di questo municipio, le scuole, con interventi ad hoc in base al target a cui ci rivolgiamo, non solo ai ragazzi, ma coinvolgendo anche le famiglie. Perché molto spesso scommettere o giocare si fa perché è un'abitudine familiare. Poi sarà necessario intervenire all'interno delle parrocchie in collaborazione con le stesse, così da intervenire su tutte le fasce d'età. Provvedere sulla base delle risultanze dell'analisi del fenomeno a inviare segnalazioni e relazioni alla Questura di Roma, quale autorità amministrativa competente e per l'autorizzazione dei locali adibiti al gioco con premi in denaro, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, al fine di promuovere eventuali azioni di censura di abuso di licenza, ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, da parte di chi gestisce tali locali, creando un'illecita turbativa nei soggetti appartenenti alle fasce economicamente deboli della cittadinanza e ai minorenni. Studiare la fattibilità dell'istituzione e gestione di un telefono verde per l'emergenza azzardopatia, studiare la fattibilità di un sistema incentivante per i gestori di pubblici esercizi e del vicinato che rinuncino all'installazione di apparecchi per gioco con un premio a denaro. Studiare la fattibilità di misure inibitorie dell'installazione di giochi quali indici di rapporto alla superficie dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato. E di provvedere altresì che tale osservatorio sia composto dai seguenti membri di diritto che partecipano a titolo gratuito: due consiglieri municipali nominati dallo stesso consiglio ogni anno con funzione di presidente e vicepresidente, quali coordinatori dell'attività dell'osservatorio e relatori della stessa al consiglio; i presidenti delle commissioni municipali servizi sociali, scuola e commercio o loro delegati; dal Presidente del Municipio e dagli assessori municipali con delega ai servizi sociali, al commercio e alla scuola, un funzionario della direzione socio-educativa, un funzionario dell'unità amministrativa commercio, un funzionario del Dipartimento Dipendenze e Azienda Sanitaria Locale Roma 2, un rappresentante per ogni associazione di settore, un rappresentante per sigla sindacale, un rappresentante Polizia Locale 7 Appio, un rappresentante Polizia Locale 7 Tuscolano e un rappresentante dello sportello anti-usura. Sono membri eventuali convocati dalla presidenza dell'osservatorio stesso, funzionari di altre civiche direzioni e rappresentanti di altre associazioni ed enti pubblici e privati. Di prevedere inoltre che detto osservatorio si riunisca a cadenza non inferiore al trimestre e che si avvalga dell'adempimento delle proprie funzioni delle competenti strutture comunali e sanitarie, valorizzando l'apporto del territorio. Il Consiglio Municipale sarà informato annualmente circa l'attività svolta e i risultati acquisiti. Che siano predisposti dalla Polizia Municipale frequenti controlli presso i locali adibiti al gioco con premi in denaro, presso i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato che hanno installato apparecchi videolotteri e simili. Videolotteri, faccio lo spelling?
VIDEOLOTTRY e simili, che tali controlli siano finalizzati alla verifica dell'eventuale presenza di minorenni e pregiudicati, che l'esito dei controlli sia relazionato tempestivamente all'osservatorio di cui sopra, di promuovere una campagna contro la diffusione del gioco con premi in denaro online, fenomeno sempre più incontrollabile e grave pericolo, soprattutto per i minori che possono entrare in una vera e propria dipendenza, che l'attesa, l'urgenza di provvedere il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134. Quindi la nostra intenzione è di provvedere ad un monitoraggio del fenomeno della ludopatia a livello municipale, perché con la prevenzione si può certamente sperare di andare contro questo fenomeno veramente grave nella nostra società. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono, prima di andare avanti, volevo dire una cosa che prima non ho fatto, ed è nominare gli scrutatori. E gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri Alabiso, Tripputi e Gugliotta. Nominati gli scrutatori, penso che possiamo andare avanti. Intanto qui ci sono le fotocopie degli emendamenti per chi volesse prenderne visione. E prossimo intervento, mi stava dicendo consigliera Cercuni? Sì. Allora, innanzitutto siamo ovviamente d'accordo con la struttura dell'atto per un motivo molto semplice, perché l'azzardopatia in Italia è effettivamente un problema che coinvolge sempre più persone. Ne abbiamo parlato sempre qui in Consiglio, Fratelli d'Italia si era espressa, ha depositato in Consiglio Comunale ed era stato votato, così come in Consiglio Municipale, anche in quel caso si trattava di un atto riguardante la limitazione o comunque il contrasto alle dipendenze da gioco, che è una dipendenza comportamentale che oggi viene assimilata a quella che è la tossicodipendenza. Io ci tengo però a dire una cosa: non cadiamo in quel proibizionismo che non fa bene a nessuno. Un conto è il contrasto all'azzardopatia, un conto è dire da oggi nessuno può più entrare in una sala e può giocare. E quello che noi dobbiamo fare invece è, e questo il Movimento 5 Stelle trova d'accordo il Fratelli d'Italia, è proprio quello di dire cerchiamo di non solo recuperare chi ormai è caduto in questa dipendenza, ma soprattutto cerchiamo in qualche modo di prevenire la situazione. Facevo presente, ho tentato di capire, poi magari non so se il Movimento 5 Stelle, se mi dà un attimo retta, può un attimino seguirmi in quello che sto per dire, perché ho trovato una frase che non mi è poco chiara, Presidente, quindi non so se poi eventualmente possiamo un attimino sospendere, perché al quarto comma del delibera, che siano predisposti dalla Polizia Municipale frequenti controlli presso i locali adibiti al gioco con premi in denaro, correttissimo, presso i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato che hanno installato apparecchi videolotteri o simili, che tali controlli siano finalizzati alla verifica dell'eventuale presenza di minorenni e pregiudicati. Allora, quello che non riesco a capire, perché non c'è un riferimento di legge, è ovvio che il minorenne all'interno non può stare e non può giocare, è vietato dalla legge, però chiedevo un riferimento specifico dove è scritto questo del pregiudicato, perché il rischio qual è? È di andare contro legge, cioè non ritrovo dov'è il rinvio legislativo, normativo rispetto anche a questa categoria, cioè domani noi potremo, visto che sono fasce deboli, domani potremo anche escludere gli anziani allora da dentro le sale da gioco.
Se però dobbiamo, come io credo che sia interesse di tutti, portare avanti un atto che sia messo in pratica, non riesco a capire cosa chiediamo noi alla polizia locale, cioè chiediamo ovviamente di verificare dalla carta d'identità il minore di età, però per quanto riguarda il pregiudicato dovrebbero portare, cioè allora dovremmo chiedere di presentarsi all'interno delle sale da gioco con un foglio riguardante la fede, con la fedina penale, cioè non come esatto come ci hanno chiesto per le elezioni, che per noi non ci sarebbe problema, però magari non è così scontato che uno va in giro con una fedina, cioè con il foglio dei carichi pendenti in tasca, ecco, questo lo voglio dire. Per cui non so se il Movimento 5 Stelle su questo punto vuole un attimo ragionare, vogliamo vedere come risolvere questo riferimento normativo, perché mi sembra che non ci sia, e d'altra parte però non possiamo neanche mettere le liste di vieto di entrata, per la legge il minore è vero, ma non riesco a capire dove è scritto per il pregiudicato. Lungi da me la volontà, ovviamente la comprensione che ho rispetto a delle fasce deboli, ma allora sono diverse le fasce deboli che dovremmo tutelare e che i vigili dovrebbe, che la polizia locale dovrebbe essere chiamata a verificarne la presenza. Detto questo, e quindi ribadisco eventualmente quando ho finito la volontà un attimo di sospendere anche per capire questo punto. Sul resto abbiamo firmato come opposizione due emendamenti, quindi ne discuteremo dopo. Sull'impianto generale e sul tema siamo particolarmente sensibili, e quindi ovviamente sulla struttura siamo favorevoli. Chiedo comunque una piccola sospensione anche per verificarlo con i consiglieri di maggioranza. Grazie. Allora, la sospensione richiesta, siete d'accordo con la sospensione? Siete d'accordo con la sospensione? Noi possiamo sospendere, Presidente. Sì, va bene. Allora facciamo una sospensione di 10 minuti? Che siano 10 minuti? Va bene, si può sospendere. Vogliamo riprendere i lavori? Signori consiglieri, a che punto siamo? Allora. Esatto, bellissimo. Allora, io direi di ricominciare, prendete posto. Bene. Allora, risultato di questa breve interruzione è un ulteriore emendamento, ed è un emendamento soppressivo,
ed è molto semplice, al punto 4 a pagina 5, laddove la delibera recita eventuale presenza di minorenni e pregiudicati, di cancellare la parola pregiudicati, quindi questo è l'ulteriore emendamento presentato dalla consigliera Cerconi. Va bene, eravamo in ambito di discussione, di interventi, ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti? No. Consigliere Giannone? Grazie Presidente. Allora, io ho letto questa delibera e abbiamo avuto in sede di commissione congiunta anche uno scambio abbastanza, diciamo, coinvolgente, insomma, su questo tema, e penso che diciamo, sento anche un po' l'obbligo di intervenire oggi perché sia in qualità di presidente della commissione scuola sia come insegnante che anche ovviamente come genitore notiamo, non possiamo non notare l'aumento vertiginoso, no? Stiamo assistendo all'aumento di questi luoghi dove poter scommettere e giocare a queste famigerate videolotteri e che danno, diciamo, questo aumento dà una misura di quanto vasta e capillare sia questo fenomeno adesso sul territorio, della sua velocità di diffusione, del gioco che poi facilmente si trasforma in gioco d'azzardo e purtroppo, ahimè, come insegnante rilevo anche il suo impatto sulla popolazione anche più giovane. Parlo dei ragazzi già delle scuole superiori, ma insomma quindi sedicenni. Quindi diciamo è un fenomeno che oltretutto viene anche alimentato, ahimè, da pubblicità occulta o mal controllata, pur essendo comunque vietata, sugli strumenti diciamo, tecnologici avanzati, quindi telefonini, computer, quindi attraverso navigazione internet. E sempre più spesso, appunto, mi capita di vedere ragazzi che, ahimè, all'uscita di scuola hanno un appuntamento fisso per andare a scommettere piuttosto che andare a giocare al baretto, diciamo, che sta lungo il percorso di casa. Ecco, tutti questi diciamo, indicatori ci devono appunto far capire che forse il fenomeno ci sta sfuggendo di mano. Ok, e quindi oltretutto dobbiamo anche renderci conto che la facilità con cui si può accedere a questi dispositivi negli esercizi commerciali aperti al pubblico e non in specifiche aree, quindi parlo di bar, parlo di posti dove normalmente diciamo, la popolazione entra, i cittadini entrano, e dove sono posti macchinetti magari in un angolo ma non in modo nascosto, a volte comunque sempre visibili. Sono di fatto una funzionale a un processo di accettazione passiva basata sul meccanismo dell'abitudine rivolto specialmente appunto ai più giovani e più indifesi. Parlo quindi sempre dei ragazzi under 16. Questo naturalmente ha una finalità sotterranea, quella di rendere, diciamo, più accessibile e più accettato il fenomeno, il gioco, e chiaramente per aumentare il business da parte di chi gestisce queste macchinette. Sono dati allarmanti quelli presenti nella deliberazione, per cui è necessario a questo punto istituire questo osservatorio. Come istituzione territoriale dobbiamo assolutamente farlo, e farlo in modo che non sia solamente uno strumento così di osservazione. Sì, è vero, stiamo istituendo un osservatorio, ma io penso che, vista la gravità e l'impatto del fenomeno, bisogna che si diano anche strumenti attuativi concreti. Ok, quindi
Sostanzialmente io condivido le finalità, quindi in toto le finalità dell'osservatorio, che non solo appunto solo di monitoraggio, ma anche di controllo, cioè di poter quindi in qualche modo influire su quelle che l'impatto sulla società stessa. E per questo motivo io sono anche molto d'accordo a che all'interno della stessa composizione dei membri di diritto dell'osservatorio vi siano delle componenti di indirizzo, sicuramente, perché l'osservatorio deve fornire strumenti per poter dare poi un indirizzo politico al Consiglio affinché prenda delle decisioni, ma che vi siano anche figure attuative, quindi assessori, che possono incidere direttamente con azioni concrete, immediate sul territorio, per la, come dire, il confinamento della problematica. Quindi trovo che siano rappresentati anche tutte le figure, tutti i ruoli istituzionali o di competenza necessari affinché si possa fare un lavoro a tutto tondo, e quindi a cominciare naturalmente dalla rappresentanza della polizia locale, dalle associazioni di settore sicuramente, ma anche del sportello antiusura. Quindi poter raccogliere tutte le informazioni e poterne fare un sunto, una rappresentazione sintetica che evidenzi quelle che sono le linee strategiche da seguire per combattere il fenomeno della ludopatia o del gioco d'azzardo patologico, soprattutto tra i più giovani, e quindi qui penso anche alle azioni che si possono fare nelle scuole, a cominciare dalle scuole superiori sicuramente, ma anche facendo prevenzione nelle scuole elementari e medie naturalmente. Tutto questo penso che sia ben espresso in questa delibera, e quindi io mi auguro di poter iniziare a lavorare al più presto su questi temi. Grazie. Altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Del gioco d'azzardo ne abbiamo parlato in questi ultimi tempi, ricordo la discussione che abbiamo avuto a dicembre per la votazione del regolamento, se ne è parlato negli anni passati, si sono tracciate delle linee, però poi alla fine non si è concretizzato. Anche perché noi dobbiamo combattere gli effetti che esso causa alle persone. Il gioco d'azzardo sappiamo che può diventare una dipendenza, che reca gravi danni al benessere psicofisico delle persone e che si pone in evidente conflitto di interessi con la collettività. Si pensi a come i problemi di un giocatore d'azzardo si possono ripercuotere sulla famiglia, sugli amici, sul lavoro, sulle comunità in cui si vive. Ma la salute deve essere tutelata, e questo è citato dalla Costituzione articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Senza parlare dei costi anche economici per la cura della dipendenza. Le persone che si pongono davanti a una macchinetta con alcuni simboli che ruotano nella speranza che prima o poi si allineino sulla medesima riga, o che grattano un pezzo di carta in attesa di scoprire la fatidica frase «hai vinto», non sono forse vittime di un'attività economica che si svolge in contrasto con l'utilità sociale? Come non vedere il danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana? Articolo 41 della Costituzione. L'iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Ma il gioco d'azzardo non è una delle modalità di sperpero del risparmio? La creazione di una riserva finanziaria dovrebbe essere la strategia di una collettività previdente, capace di affrontare anche i momenti di difficoltà,
Articolo 47 della Costituzione. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. In realtà, negli ultimi decenni abbiamo assistito alla crescita del debito pubblico e della spesa per il gioco d'azzardo. Il fatto che il costo annuale per gli interessi sul debito pubblico accumulato sia pari alla spesa degli italiani per il gioco d'azzardo, appunto, dovrebbe far riflettere sull'assurdità economica e finanziaria in cui siamo finiti. Debito pubblico e gioco d'azzardo hanno anche un altro aspetto in comune. Vince sempre il banco, cioè il creditore. Il debitore, invece, può finire nella spirale dell'usura o tentare la sorte, appunto. Ora è arrivato il momento di occuparcene veramente. Basta spot, annunci in determinati momenti politici del Paese. Ora dobbiamo prenderci a cuore il fenomeno della ludopatia, o ancora meglio gioco d'azzardo patologico, studiando percorsi di consapevolezza e benessere delle persone e che tipo di economia vogliamo promuovere. Ora dobbiamo porre rimedi ai pasticci fatti nel passato e neanche troppo lontano. Ecco perché è necessario costituire un osservatorio, quale strumento di monitoraggio e studio degli effetti in tutte le sue componenti, culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitari e sociali. L'idea è quella di far crescere tra le persone la consapevolezza della distanza tra l'aspetto ludico del gioco di abilità, nel quale è importante la socialità e l'interazione, dall'esperienza del gioco d'azzardo che si svolge spesso in solitudine e nel quale si rischia di rimanere drammaticamente intrappolati. Di fronte a questo fenomeno abbiamo la responsabilità di farci una domanda. Quanto tentare la fortuna con la vasta gamma di giochi e di macchinette immesse sul mercato, dalle slot machine alle videolotteri, sia una scelta consapevole o quanto invece sia un bisogno indotto dai professionisti della manipolazione pubblicitaria a tutto vantaggio di enormi interessi economici, purtroppo spesso non sempre nel solco della legalità. Quindi io concludo dicendo questo osservatorio deve essere uno strumento per la pubblica amministrazione, un ausilio che la pubblica amministrazione deve avere appunto per approfondire gli studi, individuare eventualmente anche delle soluzioni studiate e valutate insieme e quindi io mi auspico appunto che questo osservatorio possa cominciare a intraprendere una strada concreta, finalmente concreta. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Io penso che è un momento importante oggi questo quello di esaminare un problema veramente importante della società italiana, quello appunto del gioco d'azzardo. E soprattutto una risposta che io penso la più efficace sia quella in termini di prevenzione, una prevenzione forte che può partire anche da un discorso d'osservatorio, chiaramente. Non a caso il Presidente che mi ha preceduto ha parlato di uno scambio importante su questo argomento in sede di Commissione. Io penso che c'è stato un coinvolgimento totale di tutti i gruppi politici rispetto a questo ed era doveroso che ci fosse e proprio per, come ho detto, la centralità della prevenzione ed è un osservatorio che possa essere parte integrante di questo tipo di discorso. La deliberazione infatti esamina purtroppo quella che è la situazione odierna italiana che vede giocatori problematici a livello addirittura fino a quasi il 4% della popolazione italiana, a parte le persone disponibili al gioco d'azzardo, a giocare, che è molto di più, ma rispetto al discorso problematico si sfiora quasi il 4%. Il discorso patologico arriva addirittura al 2%, perciò una parte sostanziosa, importante della popolazione italiana.
poi quello dell'indebitamento delle famiglie e poi anche importante è quello dei costi sociali e sanitari che io vedo arrivare fino a 6 miliardi di euro annui, cioè una spesa notevole. La risposta che vedo, ecco, quella della Regione Lazio, che comunque con una legge regionale a 189 per il contrasto al gioco d'azzardo, poi ribadita anch'essa con un osservatorio a livello, adesso anche il Ministero della Salute sta predisponendo un osservatorio nazionale rispetto a questo fenomeno e perciò mi sembra che tutte le istituzioni stiano facendo il proprio dovere per dare una risposta a questo e lo debbono fare assolutamente, dato che il problema a livello nazionale mi sembra molto, molto importante. Ecco anche il settimo municipio. Io sapevo della città di Roma essere la seconda per gioco d'azzardo a livello nazionale dopo Pavia, non sapevo, dico la verità, del settimo, che è il primo rispetto e purtroppo ancora di più vedendo questi dati dobbiamo rispondere a una situazione così grave. C'è questo regolamento, speriamo pure che è iniziato l'iter, che arrivi appunto a questo regolamento a livello comunale e poi appunto questa delibera che vede dell'istituzione osservatore che vedono, come è stato detto anche in precedenza, tutte quante le figure sia a livello istituzionale come settimo municipio ma anche figure esterne come appunto la ASL, le associazioni, le due polizie locali, speriamo che sia una fra pochi giorni, e il rappresentante dello sportello antiusura. Io chiesi in commissione rispetto alle forze di polizia, c'è stato Domenico Carlone che mi ha rassicurato in sede di commissione perché mi ha detto che la polizia locale procede nella maggior parte delle volte insieme con le forze di polizia, perciò questo anche è un discorso importante, fondamentale, anche un discorso di controllo e anche di repressione. Ho detto che la prevenzione è il momento importante, però non scordiamoci che rispetto a questo fenomeno così grosso a livello nazionale è necessario anche un discorso di vigilanza e un discorso di repressione. Il telefono verde, il sistema incentivante per i gestori appunto che rinunciano all'installazione, sono pochi quelli che rinunciano perché vedo i bar e vedo pieni, comunque nei bar vedo sempre presente il gioco d'azzardo. E comunque, ecco, anche parla di invio di segnalazione alla Questura di Roma. Insomma, c'è un po' tutto quello che serviva rispetto all'osservatorio. Io ho manifestato la mia disponibilità a votare questa delibera anche in commissione e penso che sia, come ho detto in precedenza, una risposta seria in termini di prevenzione rispetto a questo tema centrale e difficile che vive la popolazione italiana. Altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Solo qualche riflessione su un percorso che ritengo corretto per contrastare questo fenomeno che parte già dai ragazzi dalle scuole, quindi abbiamo già parlato in commissione e mi auguro comunque che ci sia una vera rivoluzione culturale in ognuno di noi, perché dai numeri che ho sentito, che sento, comunque la situazione è disastrosa. Però ecco, noi ci affrettiamo a mettere delle falle da dove l'acqua esce, solitamente per arginare il problema bisogna salire al monte e tappare la falla all'origine, e in quella direzione vedo ben poco, cioè
concessioni, concessionari, dovremmo riflettere un po' tutto su quello che ogni governo da un po' di anni a questa parte ha assunto su questo aspetto, e ne faccio come dire critica, dicendo pure che tutto nasce perché c'è in Italia questo desiderio di gioco ad ogni livello, e, guardando i bingo, guardando tutte le sale, cioè si partiva per andare a giocare a Venezia quando non c'era il casinò, cioè è una mentalità che naturalmente la repressione vale, ma vale soprattutto quella rivoluzione culturale che ci trova un po' tutti d'accordo a seminare sino dai ragazzini piccoli, il fatto che il gioco a qualsiasi livello ti può far male. E ricordo da bambino, avendo avuto un'attività commerciale, che si riunivano per giocare ad azzardo di notte, quindi perseguivano, c'era la forza dell'ordine che vietava questo, però si riunivano in altri posti, quindi la repressione, caro Sandro, funziona poco. Bisogna pensare effettivamente a dei percorsi diversi. Il primo in assoluto, secondo me, è quello di arginare la falla all'origine, di non creare situazioni di gioco ad ogni livello, gratta e vinci. Quindi queste concessioni io un po' sarei, come dire, di fare qualche legge nazionale che mortifichi un po' questa penetrazione ad ogni livello. Per quanto riguarda questa delibera, ne abbiamo parlato in commissione, ritengo che è un percorso che dobbiamo assolutamente avviare nel modo migliore. Ho avuto delle critiche nell'impianto costruttivo, però ritengo che possiamo andare avanti e intanto accontentarci di questo piccolo passo che abbiamo fatto, perché non è dopo la nostra consulta, dopo le nostre delibere, non speriamo di ottenere gran cosa. Dai numeri che vedo, e vedendo il pomeriggio il bar che sta di fronte alla scuola, che è pieno di ragazzini che giocano, pure le scommesse che fanno su ogni cosa che c'è dalla partita, su tutto si scommette, questo è un modello che noi dovremmo veramente far diminuire attraverso un processo proprio culturale, che mi auguro si possa avviare anche attraverso questa nostra piccola delibera. Grazie. Ci sono altri interventi? Come relatore alla fine? Va bene? Sì. Grazie. Grazie Presidente. Riprendo la parola per diciamo ancor più dar forza a questo atto. Ritorno un po' indietro nel tempo. Già da quando ero bambino, avendo vissuto la fanciullezza e l'adolescenza all'ippodromo delle Capannelle, dove lavorava mia madre, il gioco d'azzardo era un problema sociale. Ammantato da un'aura quasi romantica, perché c'erano delle bande di lazzaroni che tenevano il gioco clandestino, c'era il boss che sembrava un pirata, sembrava un uomo, sapete, quel pirata gentiluomo, no? Tutto vestito bene, però era un delinquente, era un capobanda. Ma già era un problema sociale, perché c'erano i manovali ancora sporchi con i panni dei cantieri che si giocavano la paga del giorno, la paga del cantiere. Ora, lo Stato, che dal Parlamento tuona contro le sale slot, accusando addirittura gli stessi ex parlamentari di connivenza, è una cosa che è successa ieri stesso, no? L'abbiamo visto su tutti i giornali, e d'altro canto dal governo si concedono licenze per le sale d'azzardo e autorizzazioni a pubblicità esplicite e ad aprire siti internet di videolotteri. Allora, noi come istituzione territoriale, quindi di prossimità, per difendere i cittadini dall'assalto dell'industria dell'effimero, abbiamo pensato innanzitutto di coinvolgere gli attori che operano al contrasto del gioco d'azzardo, istituzionali e non, quindi forze dell'ordine,
scuole, via discorrendo, ma anche associazioni che si sono rivolte a noi, le abbiamo incontrate anche in commissione, sono rivolte a noi per essere aiutate nella prevenzione di questo fenomeno. E loro infatti ci hanno fatto vedere un punto fondamentale, che il gioco non è il crimine, è l'azzardo il crimine. Il gioco è una cosa naturale, nel bambino, nell'uomo, giocare è una cosa naturalissima. Quando poi ci si mette dentro il denaro e quindi diventa un gioco d'azzardo, che quella è la cosa pericolosa. Allora, questo osservatorio è per una profilassi atta a prevenire l'insorgere della sindrome. L'osservatorio cioè è inteso non come mezzo di punizione, ma come alternativa valida al vuoto che alcuni, forse molti, tentano di riempire di effimera gioia. Grazie. Allora, questo era l'ultimo intervento, avrei bisogno di sospendere veramente per un paio di minuti per chiarire due emendamenti e vorrei i primi firmatari degli emendamenti, quindi Guido, perché è pervenuto un altro emendamento anche a nome del Movimento 5 Stelle, però ci sembrano abbastanza collegati, quindi chiarimento su come trattarli, quindi vorrei, se è possibile, avere qui il consigliere Ciancio e il consigliere Guido, che sono i primi firmatari degli emendamenti, solo per capire come leggerli. Tutto qui, non è niente di... sospendo proprio per qualche minuto. Riapriamo la seduta, così passiamo alla presentazione degli emendamenti, che a questo punto sono diventati 4. Allora, cominciamo col primo, che è il più semplice, ed è quello a firma Cerconi, ed è un emendamento soppressivo che diceva di togliere dal punto 4 a pagina 5 della delibera la parola pregiudicati. La vuole presentare, consigliera Cerconi? Visto che abbiamo fatto la sospensione, ribadisco semplicemente quello che ho detto e che quindi dirò in due minuti anche a voi. L'equiparazione della presenza di minorenni alla presenza di pregiudicati in realtà non è prevista da nessuna legge, cioè il pregiudicati, che poi non è in realtà un termine tecnico, è un termine che viene utilizzato ma non è un termine tecnico, individua coloro che sono stati già destinatari di sentenze, alcuni già passate in giudicato, però per alcuni anche chi è stato magari condannato in primo grado e attende un appello, ma in realtà il punto interrogativo era sulla questione che chiediamo alla polizia locale di verificare se ci sono dei pregiudicati i quali non possono entrare, e se non possono entrare chi deve controllare il divieto di entrata di un pregiudicato, cioè in quel caso noi in realtà stiamo limitando delle libertà personali che, se non vengono limitate dall'organo giudicante, quindi dal giudice o dai tribunali, in realtà non possiamo farlo noi, e soprattutto nel momento in cui si dovesse trovare un pregiudicato in una verifica, un pregiudicato, che cosa si potrebbe fare? Cioè, si dovrebbe condannare il gestore del locale perché ha fatto entrare un condannato, quindi un pregiudicato, quindi avremmo dovuto chiedere l'esibizione magari dei carichi pendenti. Diventa insomma una situazione abbastanza inverosimile, secondo me, e secondo me anche limitativa delle libertà personali e restrittiva di tali libertà, che se non sono restrette dall'autorità giudiziaria non possiamo di certo farlo noi. E detto questo, penso che sia abbastanza chiara l'intenzione, fermo ovviamente la necessità dell'applicazione seria, concreta e precisa di quanto scritto nel comma 4 della delibera, cioè i controlli di polizia soprattutto nei confronti dei minori. Grazie. Bene, consigliera Cerconi, ricordo che per ogni emendamento è possibile fare un intervento breve di 5 minuti per gruppo. E poi si passa alle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi su questo emendamento? Non ci sono interventi, passiamo quindi alla dichiarazione. Ci sono dichiarazioni di voto su questo emendamento? No? Passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Grazie.
Contrari? Neanche astenuti? Bene, quindi passa all'unanimità. 19 voti e passa all'unanimità. Passiamo al secondo emendamento in ordine, ed è l'emendamento modificativo presentato dal gruppo 5 Stelle, ed è al settimo punto, comma 2, sostituire un rappresentante per ogni associazione di settore con un rappresentante per ogni associazione occupata nella lotta contro l'azzardopatia. Richiama il regolamento, mi scusi. Dobbiamo votare i regolamenti che sono pervenuti prima alla tavola della Presidenza, quindi sono arrivati prima ai nostri rispetto a quello di 5 Stelle. Perché non, lei sta dicendo che non sono venuti durante la discussione? L'ordine di arrivo no, ma sostitutivo, soppressivo, sostitutivo e... Hanno un ordine. Prima l'ordine è da regolamento, i soppressivi, i modificativi e gli aggiuntivi. Quindi stiamo seguendo il regolamento. Non è nell'ordine di presentazione, ma nell'ordine... Non è nell'ordine... Allora, c'è l'ordine di tipologia e poi... Con la stessa tipologia vale l'ordine di presentazione, quindi questo stiamo facendo, tutto qui. Qualcuno vuole relazionarci su questo emendamento? Consigliere Guido? Sì, grazie Presidente. È una sostituzione in realtà solo per specificare meglio la natura di quello che si voleva intendere con la frase precedente essenzialmente. Ora non ho qui il testo sott'occhio, però al posto di associazione di settore è associazione che si occupa in modo specifico di andare di andare verso, cioè verso la lotta del fenomeno, quindi nel qual caso l'azzardopatia. Grazie. Ci sono interventi? Consigliera Cerconi? Scusi, perché non avendo il testo sotto mano e ricordando che che c'era anche un altro emendamento che avevamo sottoscritto come opposizioni riguardante la stessa, se non sbaglio, lo stesso punto, sì, visto che però vicino a lei sono venuti solamente i primi firmatari e gli altri che hanno firmato non erano stati chiamati, volevo capire come vi eravate regolati. Perché non c'è problema, perché abbiamo visto che praticamente questo sostituisce fino al settore, fino alla parola settore, l'altro invece è aggiuntivo dopo la parola settore, quindi potevano andare, per questo non ve l'ho quindi spiegato. Quindi verrebbe un rappresentante per ogni associazione di settore? No, ogni associazione occupata nella lotta contro l'azzardopatia, e poi c'è l'ulteriore emendamento aggiuntivo con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Così eravamo rimasti, no? Mi scusi, io mi sono permesso perché poteva essere votato intero, visto che uno ne taglia un pezzo, l'altro ne aggiunge un pezzo diverso. Io lo dicevo per non fare confusione, veniva votato tutto insieme l'emendamento. Allora, scusi, il senso degli emendamenti, mi perdoni, è diverso, sì. Credo, è per questo che non riesco, sì, a capire, perché mentre il Movimento 5 Stelle deposita un atto scrivendo qualsiasi associazione che si occupi di quello... L'emendamento del PD è vogliamo, del PD e dell'opposizione, vogliamo che chi partecipi a questo tavolo sia comunque iscritto e abbia dei requisiti ulteriori. Sono due emendamenti diversi, per questo non so se poi se li votiamo tutti e due li aggiungiamo tutti e due. Punto di domanda. Posso? Sì, certo, se può essere chiarificativo. Allora, la spiegazione è semplicissima. L'emendamento che ha presentato l'opposizione era in contrasto con una norma di logicità, perché le associazioni di settore fatalmente possono essere anche le associazioni che sono per l'azzardopatia, cioè quindi un'associazione di settore potrebbe essere fatalmente la lottomatica. Quindi
No, aspetta un attimo. Allora, quindi, infatti, l'emendamento che noi abbiamo presentato era proprio per dare forza invece alle associazioni che sono per la lotta all'azzardopatia, quindi sostituire associazioni di settore con associazioni per la lotta all'azzardopatia, perché settore fatalmente poteva essere scambiato con... Allora, facciamo a questo punto ordine, direi. Stiamo discutendo questo emendamento, perché in ogni caso nell'ordine questo va discusso, e questo è in questo modo. Poi la giunta e magari il rimanere con la parola settore la vediamo dopo, ok? Questo è solo modificativo e lo discutiamo. Invece di fare così questi interventi spot, io direi proprio c'è un rappresentante per gruppo che può parlare, il rappresentante del gruppo 5 Stelle ha parlato, direi che chiarendo, avete tranquillamente possibilità di intervento. Quindi consigliera Biondo... Grazie, no, era chiaro quello che diceva il consigliere, infatti va bene l'emendamento che elimina la parola di settore e aggiunge, però non può essere qualsiasi associazione, devono essere le associazioni che combattono il gioco d'azzardo ma iscritte ad un registro che comunque hanno tutti i requisiti che prevede la normativa sulle associazioni, questa è la questione, per cui possono andare insieme in questo modo. Io vorrei ricordarvi che non cambia niente, perché se si vota intanto questo pezzo è approvato, poi quello è aggiuntivo. Io sto andando in ordine, voglio dire, sì, la pazienza si fino a un certo punto. Allora, basta però levare la parola qualsiasi. Ma non l'avete proposto, dove sta scritto qualsiasi, scusate? Un rappresentante per ogni associazione di settore. Non c'è qualsiasi, c'è un rappresentante per ogni associazione occupata nella lotta contro l'azzardopatia. Quindi un emendamento non distrugge e non modifica l'altro. Quindi se per favore vogliamo andare nell'ordine, perché stiamo facendo una grande confusione, allora votiamo il primo pezzo, non sto dicendo chi fa confusione, assolutamente non si senta preso di mira, però vedo confusione, se permettete, una cosa non inficia l'altra, quindi se per favore stiamo discutendo questo che per regolamento deve essere discusso prima e votato prima, discutiamo questo, poi affrontiamo il tema successivo. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. No, io sono d'accordissimo e voglio dire, è chiaro che un rappresentante per ogni associazione di settore non andava bene così, e invece mettendo quelli che si occupano veramente della lotta in questo settore, voglio dire, è quelli che devono essere considerati fra gli appartenenti all'osservatorio. Perciò, poi l'altro chiaramente è aggiuntivo rispetto a questo, perché specifica che solo alcune, non tutte, perché perciò va benissimo votarlo così per me. Allora, esauriti gli interventi, passerei alle dichiarazioni di voto, perché mi sembra che abbiamo finito gli interventi, uno a gruppo l'abbiamo fatti, passerei alle dichiarazioni di voto se ce ne sono. Non ce ne sono, passiamo al voto. Favorevoli a questo emendamento? Contrari e astenuti, non mi sembra di vederli, quindi come prima, adesso se in più forse c'è l'Aiano, siamo 20, approvata con 20 voti all'unanimità. Allora, siamo arrivati al terzo emendamento, e questo invece era quello a firma Cianci, Toti, Vitrotti, Cerconi, Carlone e Biondo, ed è quello che chiede di inserire al primo punto del secondo comma, in realtà stiamo parlando della pagina 5, perché vi faccio notare che nella delibera c'è un errore di battitura, quindi i punti non sono ordinati in modo giusto. Ed è quello che dice due consiglieri municipali, aggiungere uno di maggioranza e uno di opposizione. Qualcuno vuole spiegare, relazionare? No, non c'è bisogno a questo punto neanche di un intervento, immagino dichiarazioni di voto. Votazione.
Sì. Ah, la dichiarazione di voto, sì, certo. Sì, grazie Presidente. Questa specificazione tra consiglieri di maggioranza e di opposizione in realtà l'abbiamo già detta in commissione, eravamo praticamente tutti d'accordo, quindi noi la cogliamo con favore, nel senso che specificarlo è meglio, per noi era già così, però è più giusto probabilmente fare cioè questa precisazione. Grazie. Allora, se non ci quindi sono votiamo a favore. Sì, se non ci sono altre dichiarazioni, favorevoli? 20 all'unanimità. Anche questo emendamento approvato. Ultimo emendamento, il quarto, ed è quello che aggiunge al settimo punto, secondo comma, sempre a pagina 5, dopo le parole che ormai non sono più associazione di settore, ma sono, un attimo che lo trovo, associazioni comunque che operano contro l'azzardopatia, occupate nella lotta contro l'azzardopatia, aggiungere con le parole con i requisiti previsti dalla normativa vigente. Ci sono relazioni su questo emendamento? No? Dichiarazioni di... Ah sì, consigliere Ciancio, certo. No, perché giusto per ricordare che queste associazioni debbano essere, ma l'ha ribadito anche l'emendamento precedente, devono avere i requisiti normali, voglio dire, quelle dell'Agenzia delle Entrate, se è una non profit, se è il codice fiscale, insomma i requisiti richiesti per un'associazione vera che opera, che non può essere magari un'associazione così, che magari è da un anno ma si occupa di tutt'altra cosa. Ecco, questo era per tranquillizzare un po' l'aspetto della normativa vigente che richiede per le associazioni che operano sul territorio e li bricontavo, insomma uno statuto, tutto quello che è necessario per individuare il soggetto come persona fisica che ne risponde del tutto, perché ci deve essere una persona fisica, codice fiscale e anche la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, e questi sono i minimi requisiti che richiedono. Grazie. Ci sono interventi? No? Dichiarazione di voto? Ah, consigliere Guido. Grazie Presidente. Noi approveremo questo emendamento, soprattutto alla luce della specificazione che abbiamo fatto nella parte precedente della frase, ovvero adesso l'emendamento nuovo ci rispecchia ovviamente il rispetto delle normative vigenti, non più per le associazioni di settore, ma per le associazioni che vanno contro l'azzardopatia. Quindi questa è un'ulteriore specificazione secondo noi doverosa e non inficia per nulla tra l'altro l'apporto dato dalle opposizioni. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Andiamo quindi alla votazione. Favorevoli? 20. Approvata all'unanimità. Approvati questi emendamenti, procediamo alla dichiarazione di voto sull'atto, sulla delibera emendata. Dichiarazioni di voto sulla delibera? No? Passiamo alla votazione. Sì? Dichiarazione di voto come volete. Allora, consigliere Lazzari. Sì, soltanto per precisare che, e ricordare insomma, che questa qui è stata una discussione molto seguita anche in commissione, abbiamo accolto le associazioni che hanno fatto addirittura una conferenza alla biblioteca Nelson Mandela, da cui abbiamo assistito insieme alla Presidente, quindi diciamo è un atto che va incontro alle richieste anche del territorio, dell'associazionismo spontaneo e volontario, che insomma ci ha dato molto una buona mano per la compilazione di quest'atto, quindi noi voteremo a favore della delibera. Grazie.
Fratelli d'Italia voterà a favore e faccio un piccolo ringraziamento perché abbiamo dimostrato, votando tutti compattamente tutto il Consiglio, come su determinati temi sia importante che ci sia una politica compatta e un'amministrazione che insomma sa quale indirizzo dare al territorio. Quindi mi compiaccio anche con la maggioranza. Se non ci sono altre dichiarazioni. Ah, consigliere Toti, certo. Sì, io concordo quello che ha detto il consigliere che mi ha preceduto. Io più volte l'ho detto in consiglio, non è oggi la prima volta che su temi importanti, fondamentali, c'era bisogno di indicazioni unitarie proprio per dare maggiore forza alla lotta che facciamo rispetto a problematiche così importanti. Perciò ben venga oggi questo voto unitario di contrasto a questo grave problema. Bene, esauriti gli interventi, credo, per dichiarazione di voto, passerei alla votazione. Favorevoli alla delibera emendata? Bene, la delibera è approvata all'unanimità, ma non abbiamo finito con la delibera, bisogna votare l'immediata eseguibilità. A favore dell'immediata eseguibilità? Unanimità. Bene, passiamo al secondo punto, all'ordine Chiara, Giannone, Guido, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Triputi, Zitoli, avente ad oggetto i pannelli informativi sulla disponibilità in tempo reale del parcheggio di Arco di Travertino. Chi chiede la parola per primo intervento? Consigliere Giannone. Grazie Presidente, presentiamo questa mozione che raccoglie insomma la voce dei cittadini della zona che ormai non è più periferica, il nostro municipio, zona di Arco di Travertino, ma che comunque sembra essere ancora un po' dimenticata, anzi essere stata dimenticata troppo negli anni precedenti e che adesso vorremmo che potesse, diciamo, avere una sua, come dire, un suo riscatto. Oggi parliamo appunto dei parcheggi, di come poter migliorare la viabilità di un tratto di strada molto importante, via dell'Arco di Travertino, una via che congiunge due principali arterie del nostro territorio, via Appia, via Tuscolana, lo conoscete, e prima che queste poi divergano e che i collegamenti tra di esse purtroppo si diradino per la conformazione del territorio, la presenza dei parchi, caratteristica peculiare del nostro territorio, ma che comunque genera anche un po' di disagio. È un tratto di strada che, pur nella sua brevità, collega due zone molto ampie del nostro territorio, la zona est e la zona ovest, che si trovano ad essere, diciamo, divise e raccordate da pochissime strade. Una di queste appunto è la strada di cui stiamo parlando. Inoltre è una delle 49 strade, solo delle 49 strade classificate ad alta viabilità del nostro municipio. Comunque è una strada che è abbastanza trafficata. Tuttavia sono anni che i cittadini della zona lamentano un generale disinteresse nei confronti da parte dell'amministrazione nei confronti dei problemi che affliggono questa via, che sono essenzialmente, oltre alle altre criticità presenti, ahimè, nella zona. E parliamo appunto di che cosa? Di una sosta, diciamo, pericolosa che viene a perpetrarsi ai margini, ai lati di questa strada, e non solo, è anche selvaggia perché questa strada ha in mezzo una è divisa, le due carreggiate sono divise da zone verdi con pini, alberature molto sontuose,
quindi degli square dove c'è anche parecchio verde, quindi anche molto piacevole da vedersi, ma ahimè sono costantemente occupate da automobili che salgono sopra il marciapiedi e addirittura vi si parcheggiano. Ci si può passare in qualsiasi ora del giorno, ma anche vedere le foto da satellitari, dagli strumenti di mappe quali che abbiamo a disposizione ormai con la tecnologia, per vedere macchine parcheggiate in queste aree intermedie. Ok, e proprio a ridosso la cosa sembra anche abbastanza grottesca, perché poi alla fine giusto a metà di questo asse viario c'è un grande parcheggio multipiano inaugurato, se non ricordo male, fine 2013, un parcheggio multipiano di scambio che ha come finalità quella di raccogliere le auto che dei cittadini che vogliono utilizzare naturalmente la metropolitana, il tratto di metropolitana si raccorda lì sull'Appia, e che quindi ha come funzione proprio mettere a disposizione un gran numero di posti, sono circa 1000 posti. E è stato creato un punto di scambio anche degli autobus di molte linee, e però noi possiamo vedere passando e andando a prendere la metro, comunque passandoci, cioè che i primi due piani sono più o meno occupati, ma il terzo è costantemente vuoto, è sempre vuoto. Non abbiamo capito per quale motivo, probabilmente perché non ce n'è una grossa pubblicità. Ecco, allora più volte abbiamo sentito i cittadini che ci dicevano, insomma, ci sollecitavano a in qualche modo a fare qualcosa, qualche azione anche molto semplice, che nella sua semplicità però può dare molta efficacia all'azione, e cioè quella di promuovere questo parcheggio, promuoverlo con azioni anche molto semplici, cartelli indicatori, con pubblicità, consentite naturalmente, che ricordino che questo parcheggio, essendo di scambio, gode di una caratteristica molto interessante per chi ha l'abbonamento metro, è gratuito, e oltretutto per chi non lo ha costa solo 1,50 € per 12 ore, fino a un massimo di 2,50 € per 16 ore, è aperto dalla mattina alle 5 fino all'1:30 di notte, venerdì e sabato anche 2:30, quindi sostanzialmente noi riteniamo che sia una risorsa, una possibilità, per poter alleggerire il soffocamento del parcheggio, della sosta su entrambi i lati e sulle stradine limitrofe del parcheggio stesso, e restituendo che cosa? Restituendo un certo senso di decoro anche alla via, al quartiere, e un senso di piacere anche agli abitanti che vi vivono costantemente, che vi risiedono. Ecco. Quindi la mozione sostanzialmente richiede semplicemente impegna per la Presidente, gli assessori a fare delle piccole azioni, ma che comunque riteniamo essere importanti, di rimessa in funzionamento di alcuni pannelli informativi elettronici attualmente presenti sulla via Appia e che indicano il parcheggio, ma potenziare queste installazioni di paline elettroniche affinché possano dare una visibilità maggiore del parcheggio, possano darne una maggiore percezione della sua disponibilità e soprattutto della sua economicità, della sua fruibilità e economicità nel senso proprio economico. E stessa cosa chiediamo che si faccia anche per i parcheggi di Anagnina e di Cinecittà. Dobbiamo in qualche modo fare in modo che le automobili che percorrono le due strade consolari che entrano nel nostro territorio
non arrivino fino in centro, ma che si fermino nei parcheggi di scambio e che in qualche modo il traffico, no, venga da quello veicolare, si trasformi in traffico pubblico, su mezzo pubblico. Quindi chiediamo che venga fatta anche una campagna pubblicitaria su tutti quelli che sono i media, gli strumenti di pubblicità, di promozione a disposizione dell'amministrazione cittadina, quindi il sito, ma anche ATAC e anche pubblicità di altro genere. Quindi in qualche modo vogliamo che siano prese tutte le misure affinché diciamo le strutture, le risorse che già abbiamo siano occupate al massimo, utilizzate al massimo. Naturalmente chiediamo anche poi che la Polizia Municipale, quindi i Vigili, poi diano una mano al ripristino della sosta legale, perché oltre alla prevenzione, oltre alla messa a disposizione di tutti gli strumenti, poi ci vuole anche un mezzo repressivo affinché si capisca che le regole poi debbono essere rispettate. Per cui chiediamo anche questo maggiore, che si vengano messe in atto delle misure appunto di ripristino della sosta consentita legale, ok? E quindi che tutte le macchine in divieto di sosta in qualche modo vengano, come dire, vengano in qualche modo spostate, ok? È chiaro che per fare tutto questo noi chiediamo un grosso sforzo di collaborazione ai cittadini, dell'informarsi, soprattutto delle disponibilità che ci sono, che hanno a disposizione nell'informare essi stessi, altri cittadini, perché l'utilizzo corretto degli spazi fa parte della reciproca e civile convivenza, quindi noi non possiamo assolutamente derogare a questo. Tutto questo per riuscire a migliorare poi insieme una qualità di vita che noi tutti, alla quale noi tutti aspiriamo. Grazie. Altri interventi? Consigliera Cerquoni. Allora, intanto sono concorde con la maggior parte delle cose che ha detto il consigliere che mi ha preceduto e volevo fare solo due appunti. Quando scriviamo delle mozioni che hanno un impegno di spesa, è bene capire di che impegno stiamo parlando e soprattutto, visto che parliamo anche dello stabile di Arco di Travertino, è vero che molte persone lamentano una sosta tra virgolette selvaggia, quindi una mancata utilizzazione, un mancato utilizzo di quel parcheggio, però cioè, rendiamoci conto e parliamo del parcheggio, ma dovremmo parlare anche della struttura, quindi va benissimo, però ricordiamoci, so benissimo che l'oggetto qual è l'oggetto, il problema è che poi quando parliamo di Arco di Travertino diciamo che i pannelli informativi sono utilissimi, ma poi giustamente c'è anche un altro problema che è anche più pesante, che è quello del resto della struttura, che ad oggi risulta buttato e buttata lì, passatemi il termine. Quindi l'unica cosa, mi chiedevo se è stata fatta una stima dei costi di questi pannelli e anche eventualmente, visto che nell'impegno si parla anche, sia nel considerato che poi nell'impegno, si parla anche dei parcheggi di Ananina e di Cinecittà, in cui si chiede il ripristino del corretto funzionamento dei pannelli informativi, e effettivamente dovremo capire il costo di questi pannelli, fermo restando un'evidente utilità. Vi faccio presente che i pannelli, per esempio, sono stati richiesti anche più volte dai mercati rionali, perché è vero che la fruizione di spazi e servizi all'interno del municipio passa anche per la conoscenza che le istituzioni riescono a dare di quel determinato servizio. Quindi ben venga questa mozione, ricordiamoci però che è fondamentale occuparci dello stabile che ad oggi è in completo stato di abbandono. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Ah, consigliere Toti. Oh.
Oggi non l'ho chiamato Totti. Sì, beh, anch'io rispetto a Arco del Travertino c'è i piani su, i piani sotto, c'è una cattedrale veramente, voglio dire, adesso non voglio dire soldi buttati, però voglio dire che anche che se si voleva pensare negli anni passati, sono passati parecchi anni, stavamo in nono municipio e dibattiti, conferenze, cose, rispetto a questo non si è mai fatto niente in questi anni, voglio dire, lì c'è sta struttura abbandonata che poi in uno stato di abbandono pesante, e io penso che può avere anche dei problemi. Rispetto invece, ecco, a quello che noi abbiamo oggi all'ordine del giorno, anche io criticai questa scelta, c'era allora l'assessore del PD, adesso non mi ricordo, assessore alla mobilità, e dissi, ma veramente i parcheggi di scambio dovrebbero essere fatti vicini al Calamante, mi sembra Calamante, devono essere fatti vicino alla corda anulare, non in una zona centrale della città, non ha significato, voglio dire, io non capirò niente, però voglio dire due cosine, magari così le ho viste su qualche pubblicazione o qualche libro. Allora, il fatto, ecco perché senz'altro io sono d'accordo sulla pubblicità, però non penso proprio per lo sbaglio, io penso iniziale, noi se vogliamo qui nel nostro municipio purtroppo abbiamo un buon parcheggio di scambio al centro del nostro municipio, al centro del nostro municipio e vicino al centro storico, e abbiamo due parcheggi di scambio che poi non so parcheggi di scambio perché a Anagnina è sofferente molto il parcheggio di scambio di Anagnina, il parcheggio di Cinecittà, io ho visto parcheggio di scambio, se c'è parcheggio di scambio uguale a Cinecittà è molto sofferente. Perciò dico, nonostante queste due sofferenze che si trascinano da anni, noi abbiamo fatto una cattedrale nel deserto lì, che parcheggio non necessarissimo, un parcheggio di scambio lì, con 1000 posti, utilizzato al 30% soltanto, e che adesso io spero con quello che noi stiamo votando, sulla qualcosa io sono assolutamente d'accordo, con i pannelli informativi diamo magari possibilità di un maggior utilizzo, perché poi vediamo delle macchine parcheggiate al centro della via, io spesso vado lì a quel triscount di Arco del Travertino che è vicino a casa mia, e voglio dire, vedo purtroppo che nonostante ci siano anche altri parcheggi la gente seguita a parcheggiare quello, però è importante che i vigili intervengano. Io capisco che sono impegnati su 1000 cose, però una contravvenzione ogni tanto non guasterebbe su Arco del Travertino, proprio perché, voglio dire, c'è questo spazio abnorme rispetto alla necessità, io penso, proprio perché c'è stato uno sbaglio nel passato, e perciò dei correttivi senz'altro rispetto a uno sbaglio vanno fatto, perché comunque ci stanno 1000 posti, perché comunque macchine non purtroppo si trovano in una situazione, a Anagnina non la lasciano, a Cinecittà pure trovano tutto pieno, poi trovano tutte queste correnti di traffico molto presenti sulla via Tuscolana e sulla via Appia, e forse con i pannelli informativi riusciamo a utilizzare questo parcheggio di scambio. Però ecco, voglio dire, siamo un discorso quasi del tutto sbagliato nell'organizzazione del parcheggio e dei parcheggi di scambio, adesso non dico su Roma, ma senz'altro sul nostro municipio, nonostante l'assessore Calamante dicesse altre cose che io già da allora dissi che erano sbagliate. Consigliere Ciancio. Grazie. Consiglieri, volevo ricordare, stavo leggendo il verbale numero 14 del 2016 della prima commissione, dove abbiamo ospitato in commissione il comitato e ci ha segnalato una serie di
di problemi. Di problemi abbastanza complessi. Segnalava una serie di criticità per quanto riguarda lo spartitraffico, ma segnalava, soprattutto il consigliere Ciancio, osserva che il problema dell'opera inutilizzata va affrontato prima. La questione riguarda la piazza coperta, ma forse vi siete affrettati a fare un provvedimento che condivido, per carità, tanto è vero che segue, leggo dal verbale, la parte pubblica deve essere garantita al servizio dei cittadini, la parte privata può essere oggetto di ragionamenti successivi. Per quel che riguarda i parcheggi, ritiene utile rafforzare le indicazioni della segnaletica verticale e orizzontale, come l'esempio che ho fatto, quello di Trastevere, che in diretta sappiamo quanti posti ci stanno per pubblicizzare, quindi ben venga. Ma insieme al comitato di Arco di Travertino ci premeva molto l'aspetto della riqualificazione della parte centrale, dove ci stanno gli alberi, dove c'è tutto il degrado, dove non viene pulito, dove la situazione, io non leggo le dichiarazioni del presidente del comitato di quartiere, perché è stato pesante. Adesso partoriamo un topolino con un'indicazione che io pensavo fosse, come dire, a margine tutta la soluzione del problema di Arco di Travertino, di quello che ci ha raccontato. Pubblicizziamo anche i 900 posti che spesso rimangono vuoti, giusto? E siamo qui per dire va bene, però mi preoccuperei, credetemi, di leggere il verbale in cui abbiamo ospitato il presidente di Arco di Travertino e troviamo la soluzione per quello che sta al primo, al secondo, al terzo punto dell'area. Diversamente non è che ci creda tanto che poi possa funzionare dalla Tuscolana, perché chi viaggia in macchina non ha sicuramente l'abbonamento della metro, dovrebbe cominciare a capire tante cose che dovranno essere spiegate, però ritengo indispensabile che la strada di via Arco di Travertino, che è dipartimentale, abbiamo fatto la distinzione tra quelle che erano le strade dipartimentali e quelle che invece erano di carattere municipale, si è ripristinata. Cioè, lì non si può passare a via Arco di Travertino. Io invito a vedere la segnaletica a terra delle buche. C'è qualcuno che ha fatto una freccia dicendo c'è una buca da molto tempo e non viene riparata. La parte centrale, ma vogliamo dire che le pulizie vanno fatte anche nelle zone verdi? Se no, vi invito a vedere le buste che ci frequentemente sono addossate negli spazi che definiscono recettivi di immondezia. Però questo non è stato fatto. Ci ritroviamo quindi a votare questi quadri elettronici, ma manca l'impegno di spesa che, come diceva chi mi ha preceduto, è fondamentale. E avremmo potuto fare una delibera in cui c'era un parere tecnico e ci poteva essere effettivamente un impegno reale. Adesso ci sarà una delibera, gli daremo mandato all'assessore di fare questo lavoro, con quale risorse, poi lo dobbiamo vedere in commissione. Siamo sempre favorevoli a favorire qualsiasi processo che vada in direzione dei cittadini, però facciamolo nei modi, nei tempi e con correttezza. La mia indicazione era al quarto posto, mettiamo i cartelli per indicare che c'è un parcheggio, non voleva dire che dovevamo fare una risoluzione che poi, tra parentesi, vedo adesso o quando mi è arrivata nella convocazione la prima volta. Grazie. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno preceduto, la tematica è effettivamente molto rilevante per diversi aspetti. Questo atto in particolare, come avete notato, si occupa della segnaletica per mettere meglio in evidenza il parcheggio. È vero che la struttura, anche se non è oggetto di questa mozione, la struttura in sé è già molto complessa e noi l'abbiamo letto, per rispondere ai consiglieri che hanno parlato in precedenza, abbiamo letto molto bene il verbale del comitato di Arco di Travertino, tanto che l'abbiamo invitato noi, il comitato di Arco di Travertino, quindi sappiamo bene sia
cosa cercano loro in quanto cittadini della zona che ci vivono, eccetera, e quindi conoscendo altresì anche le problematiche. Tra queste, quella per così dire meno complessa, che si può fare in tempi, io spero, abbastanza brevi, è proprio l'oggetto di questa mozione. Il resto è molto più complicato. Allora, lì sì che ci vuole un impegno di spesa. Allora, si è parlato di soldi, benissimo. Qual è l'impegno di spesa? Dove prendiamo i soldi? Allora, noi con questa mozione stiamo indirizzando, io spero con forza, e auspicando un voto quanto mai più convergente in questo consiglio, per dare mandato all'assessore di interloquire con forza con ATAC, perché il parcheggio è gestito da ATAC, i soldi con l'euro e 50 eccetera vanno ad ATAC. Allora, io con questo atto invoglierei l'assessore ad andare a parlare con ATAC. Espresso questo concetto, vorrei tornare su un altro punto invece che il comitato di quartiere ha fatto emergere anche in commissione, e cioè lo spartitraffico, e cioè che là la via è invivibile perché parcheggiano una macchina sopra l'altra, in divieto di sosta e occludendo lo spazio di ingresso e anzi cioè di transito per molte ore della giornata, soprattutto quelle di punta, creando problemi proprio al transito delle macchine. Cioè queste macchine vanno a parcheggiare in doppia, tripla fila, addirittura sul guardrail, perché? Cioè sullo spartitraffico, perché? Perché eventualmente o non conoscono il parcheggio che sta là a pochi metri, oppure non vogliono pagare quell'euro 50, eccetera. Io voglio anche premettere che chi ha la tessera, cioè l'abbonamento dell'ATAC, lì parcheggia gratis. Ecco perché è importante uno di scambio in quella zona là, che già esiste tra l'altro, non è che ci stiamo inventando niente, però chi viene da fuori, chi prende via Appia Nuova, va in quella direzione, parcheggia per prendere la metropolitana. Quindi il senso è questo. Allora, se si parcheggia sulla strada perché non si vuole andare al parcheggio, per me è un fatto su cui dovremmo come amministrazione del territorio cercare di intervenire. E come si fa questo? Allora, cioè, o mandiamo i vigili là tutti i giorni, però sapete meglio di me, c'è anche il consigliere Carlone che ci ha avuto precedenti impegni lavorativi proprio col corpo di polizia locale, sa meglio di me probabilmente come quanto siano sotto organico, come girare per tutto il municipio sia molto complesso, nonostante abbiamo adesso due gruppi e si stiano unendo, cioè in realtà. Però o andiamo lì oppure cerchiamo di evidenziare che lì esiste un parcheggio, che c'è un tot di posti liberi e occupabili, eccetera, eccetera. Questo è il primo atto praticamente, e anche a livello di velocità, che si può, e a nostro avviso, cioè verso cui si può indirizzare l'assessore di competenza. Per tutto il resto della struttura, il parchetto fuori, c'è anche la sicurezza notturna, la cura del verde, sono fatti complessissimi. È per questo che vanno visti con maggiore attenzione, non si fa con una mozione, come sanno bene i consiglieri che hanno molte più esperienze di noi in quest'aula. Lì probabilmente servirà un atto deliberativo, quindi è un altro paio di maniche. Io penso di aver risposto più o meno a tutto e ringrazio per l'attenzione, grazie. Consigliere Labiso. Allora, vorrei dire solamente un dettaglio che mi sembra molto importante. Il Comune di Roma ad ATAC paga per ogni posto auto 600 euro l'anno, per cui questo nodo di scambio è stato terminato nel 2012. Fatevi il calcolo quanto ci sta costando, e chi fa delle domande dall'altra parte dovrebbe chiedere a se stesso come mai non è stato utilizzato al massimo, cioè come mai non è stato pubblicizzato, e deve arrivare adesso il Movimento 5 Stelle per fare un atto, per fare in modo che le persone del nostro municipio conoscano questo nodo di scambio. Grazie. Grazie Presidente. Diciamo che nel merito di questa proposta non c'è, diciamo, niente da
osservare ulteriormente rispetto a quello che invece già è stato detto fino adesso e è stato scritto. La riflessione sulla quale ci spingeva adesso anche quest'ultimo intervento, proprio a chiederci il motivo di una magari sottovalutazione, di una poca conoscenza e di una pochissima fruibilità di quel parcheggio, è forse però anche da andare a ricercare ad una valutazione complessiva di quel quadrante. Possiamo incentivare, possiamo anche facilitare l'opinione pubblica rispetto alla conoscenza delle occasioni che ha a disposizione, anche perché avrebbero un risparmio, appunto un abbonamento potrebbe consentire a chi vuole di usufruire per un lungo tempo della sosta, però se manca una funzionalità precisa in quel quadrante, questo è collegato a quello che diceva prima qualcuno di me qui, prima di me dell'opposizione, è collegato alla funzionalità complessiva che inizialmente era stata anche tracciata dall'amministrazione locale, ma è ovvio che appartiene ad una valutazione che va fatta a livello complessivo, quindi anche a livello comunale, perché rientra in un'opera pubblica che deve essere completata anche per le importanti ricadute che potrebbe avere proprio su quel territorio. Le riflessioni su quella struttura furono tante, però questo avrebbe consentito, proprio come punto nevralgico e baricentrico rispetto al nostro municipio, di far confluire e quindi anche incentivare una fruizione maggiore da parte della cittadinanza di quel nodo di scambio. Quindi per quanto è nostra intenzione ovviamente sostenere questa proposta di maggiore pubblicità, penso però che questo non basti e sia forse anche un po' riduttivo rispetto anche all'ambizione che, mi rendo conto, nel corso degli anni è stata più volte tratteggiata ma poco delineata nella sua complessità. Però credo che a chiudere il cerchio di quel ragionamento, se non si fa un riferimento appunto alla struttura che è praticamente lì, quindi non possiamo nasconderci, diventerebbe, diciamo, una discussione, anzi sta diventando una discussione che, diciamo, ha poco, manca di concretezza. È ovvio che gli investimenti sono importanti, su quello bisognerebbe, come è stato fatto nel, diciamo, una seduta del Consiglio, la scorsa consigliatura, è stato proprio necessario specificare che l'amministrazione se ne facesse carico nelle opere pubbliche che doveva inserire nel suo cronoprogramma. È ovvio che oggi una nuova amministrazione deve o riconfermare o comunque saper ritracciare nuovamente la rotta rispetto alla destinazione d'uso di quello che si vuole, appunto, come si vuole interpretare quel punto che per il nostro municipio resta comunque centrale, vista la sua posizione strategica per la cittadinanza nel suo complesso. Grazie. Consigliere Pompei. No, soltanto per aggiungere adesso a braccio alcune considerazioni. Per quanto riguarda diciamo così, l'importanza del nodo di scambio, in effetti è importante, per chi proviene dall'Appia, dalla zona della... Chiedo scusa. No, era apposta. Era acceso. Per chi proviene dalla zona dell'Appia, quello è il primo punto dove a un certo punto ci sono una serie di mezzi, due fermate, l'Arco di Travertino e i Colli Albani, sono quelli che consentono in effetti di lasciare la macchina e avvalersi del mezzo pubblico per raggiungere zone o ad est o ad ovest di Roma. Infatti è collegato sia con la zona con le altre zone, diciamo così, adiacenti, che con il centro o addirittura la parte nord di Roma per la metropolitana. Quindi in effetti il mezzo di scambio lo vedo come parcheggio di scambio e ne vedo anche l'utilità. Il problema è che in effetti molti, anche abitanti della zona, non sanno o pensano che magari il parcheggio abbia un costo superiore all'euro 50, che è una cifra abbastanza accettabile, e quindi trovando il comodo parcheggio sul marciapiede arrivano, si mettono sul marciapiede e lì finisce il gioco. Per quanto concerne invece l'aspetto generale, cioè l'utilizzo appieno di quel manufatto, io come al solito ogni tanto nei consigli mi trovo un attimino così, resto perplesso perché mi piacerebbe veramente conoscere uno per uno quella manica di buontemponi, chiamiamoli così, che a un certo punto hanno progettato quel popò di giocattolo senza nemmeno pensare quale poteva essere, o senza prevedere con esattezza quale poteva essere lo scopo finale.
abbiamo buttato, quanto è costato quel giocarello, quanto abbiamo pagato di progettazione, e poi a un certo punto adesso non sappiamo che farci, abbiamo difficoltà nel ricollocarlo, e adesso si dice, io configurerei in danno di alcuni soggetti un danno erariale. Qui incominciamo, ecco, quando facciamo i riferimenti al passato, ponendo problemi, io non vorrei, ecco, tirare fuori questo tipo di argomenti, però attenzione, perché se ci cominciamo a soffermare su questi argomenti poi non guardiamo in faccia a nessuno. Ho finito, grazie Presidente. No, mi lascio. Altri interventi? Altri interventi? Ce ne sono? Non ce ne sono? Allora, se non ci sono interventi, consigliere Giannone, ok? Sì, intervengo a chiusura. Volevo semplicemente rifocalizzare la discussione, perché aver presentato questa mozione non significa che non ci saranno altri atti o comunque che il lavoro sulle ben più ampie problematiche di quella zona non vengano affrontate, naturalmente. Si è proceduto in un discorso, diciamo, con una metodologia che potremmo dire divide timpera, cominciamo a dividere i problemi in pezzettini e cominciamo a risolvere. Certamente questo non ha la problematica della sosta selvaggia, non è così importante come l'utilizzo o il mancato utilizzo della struttura o la destinazione d'uso che sta alle sue spalle, del degrado del giardinetto a fianco, che comunque sia problematica che l'assessore sta comunque ha all'attenzione, anche la destinazione d'uso, so che la Presidente aveva già incontrato il Comitato per portare avanti le loro richieste, so che il Comitato già e i cittadini siano già espressi sul loro su ciò che ne volevano, che ne avrebbero avuto piacere che diventasse, quindi un polo di riferimento sanitario in quella zona, visto che qualche tempo fa è stato tolto anche il presidio di via Acqua Donzelle, che quindi chi abita nella zona Arco di Travertino con le Albani deve migrare sul Re di Roma. Quindi questi non sono problemi dimenticati, sono semplicemente problemi che richiedono tempistiche non comparabili, per cui non riteniamo che se non si risolve il problema grosso, quello piccolo non possa essere indirizzato. Per cui noi adesso indirizziamo quello piccolo, sapendo che gli altri, quelli più complessi, sono all'attenzione di questa amministrazione. Ed è in questo, ed è in quest'ottica che ci vogliamo muovere, anche per evitare che un costo fisso per l'amministrazione possa venire mal percepito, ovvero mal utilizzato dai cittadini. Quindi semplicemente maggiore consapevolezza, maggiore utilizzo delle risorse, maggiore anche responsabilità da parte dei cittadini nell'utilizzare nel modo corretto ciò che l'amministrazione comunque mette loro a disposizione. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Sì, ho già detto in precedenza che io condivido questa mozione, però ecco, ho visto anche altri consiglieri, anche della maggioranza, che hanno fatto riferimenti rispetto alla situazione che vive quel quadrante Arco del Travertino. Io l'ho anche detto quando ne abbiamo parlato in commissione, ci sono anche gravi motivi e gravi problemi di ordine pubblico che riguardano quella zona, perciò devono essere accesi dei riflettori molto forti rispetto a questo e rispetto anche a una volontà politica forte da parte di questa maggioranza di cercare, anche se è una cosa che si trascina da anni, però voglio dire, voi dovete cercare in tutti i modi di trovare finalmente questi soldi per dare una risposta. Comunque la ASL mi sembra che sia anche disponibili su un discorso di questo. Io penso che deve essere fatto uno sforzo particolare da parte di questa amministrazione per dare una casa a tanti servizi che possono essere utili al nostro territorio, primo quello della sanità
e che appunto necessitano anche di una risposta in termini economici da parte di questa amministrazione. Perciò io spero che nei prossimi giorni con forza si porti avanti questo problema e si cominci a risolvere non soltanto questo del parcheggio, che poi se andiamo a una ASL, a collocare una ASL, è chiaro che poi si vede una maggiore, anche se io penso che il parcheggio e scambio andava fatto dall'altra parte, e lì abbiamo chiaramente trovato dei parcheggi, ma non c'era bisogno dei 3-4. Certo, se noi abbiamo l'ASE e mettiamo servizi poi particolari importanti per il territorio, avremmo finalmente bisogno di quei parcheggi, però ecco, dobbiamo farlo, perché negli anni purtroppo la gente ha perso un po' le speranze. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, andrei con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non c'è. 20 favorevoli, quindi viene approvata l'atto viene approvato all'unanimità. E siamo ora all'ultimo punto dell'ordine dei lavori di oggi, dell'approvazione del verbale. Se non ci sono commenti sul verbale che è stato messo a disposizione nell'ufficio consiglio per la giornata, per le solite 24 ore, possiamo... Ah, ok, il ritorno dell'assessore. Beh, c'era stata una richiesta, quindi pensavo fosse occupata, va bene così. Quindi, assessore, lascio la parola... Allora, ok, perfetto. Procediamo prima all'approvazione del verbale e chiudiamo questo punto. E poi lasciamo la parola all'assessore per quel famoso chiarimento che era stato richiesto in inizio seduta. Allora, approvazione del verbale, risulta approvato? Approvato. Con quanti non saprei perché non ho contato. Ah, non c'è bisogno di... Benissimo, è silenzio assenso. Benissimo. Bene. E adesso lascerei la parola all'assessore per rispondere. Voleva fare una domanda precisa, consigliera Biondo? No, volevo solo sapere se posso spiegare all'Aula qual certo. è la domanda, dato che loro non hanno avuto visione della sì. mozione presentata. Molto velocemente voglio davvero ringraziare l'assessore per la sua disponibilità e sensibilità. Perché appunto l'abbiamo aspettata. La questione che ho posto oggi all'attenzione di questo Consiglio, e vi ringrazio ancora per la pazienza, è la richiesta di un intervento urgente presso la scuola Giuseppe Verdi in via Gela, perché come sapete esattamente una settimana fa c'è stato un crollo di molti intonaci, diciamo, di alcuni cornicioni della scuola, che hanno causato la chiusura dell'ingresso principale della scuola, quello su via Gela, per cui i bambini, i docenti e i genitori che li accompagnano, perché è una scuola elementare, devono entrare da un altro ingresso. So che l'assessore si è subito messa, diciamo, a disposizione e attivata per un intervento urgente, però a ieri i lavori non erano ancora iniziati, nonostante alcuni sopralluoghi da parte del municipio, quindi volevamo capire quali problemi ci sono, in che tempi soprattutto verrà ripristinato l'ingresso principale, perché i genitori, come l'assessore sa, sono molto preoccupati diciamo, del pericolo, anche perché non è detto che, nonostante sia stato chiuso l'ingresso principale, altri pezzi di intonaco possano cadere proprio su via Gela, dove tanti cittadini, non solo gli utenti della scuola, passano. E soprattutto sollevare un'ulteriore questione, perché proprio per quella scuola il Comune di Roma e il nostro municipio ha stanziato delle risorse che dovevano e devono assolutamente, erano, diciamo, destinate proprio al ripristino dei cornicioni, alla sicurezza antincendio e alla messa a norma degli impianti della scuola, e quindi anche a questo proposito, a maggior ragione dopo questa situazione urgente, volevamo capire in che tempi i lavori potranno iniziare. Grazie mille. Allora, fortunatamente non ci sono stati distacchi ulteriori, nel senso che... Mi devo alzare? Oh, scusate.
Allora, fortunatamente non ci sono stati ulteriori distacchi, perché in realtà quei pezzi di intonaco, di materiale che erano presenti su quel cornicione, erano già presenti da tempo. Semplicemente c'è stato, tra giovedì, c'è stato un sopralluogo da parte dell'ufficio RSPP del municipio, che ha l'incarico di fare la ricognizione dell'amianto presente nelle scuole di ogni ordine e grado del municipio. Nel fare la ricognizione, passando dal terrazzo, hanno notato questi pezzetti di intonaco e quindi hanno fatto rilevare l'eventualità che, qualora si verificassero dei distacchi, un pezzetto di intonaco possa carambolare da quella copertina, perché sostanzialmente c'è questo ingresso. Ora non so se tutti quanti i consiglieri sanno come è questa entrata di Via Gela dell'Istituto Verdi, comunque del Plesso Verdi. Comunque c'è un elemento di decorazione e diciamo questo elemento di decorazione sopraelevato ha fatto distaccare dei calcinacci che però sono andati a appoggiarsi su un parapettino che è inclinato in modo tale che in realtà gli eventuali calcinacci cadano all'interno, per cui non c'è mai stato nessun caso di calcinaccio caduto nell'ingresso di Via Gela. Ciò nonostante, siccome potrebbe sempre capitare l'eventualità, il caso fortuito, che un calcinaccio caramboli fuori, è chiaro che poi con l'accelerazione potrebbe anche causare un problema. Allora, per questo è stato richiesto infatti l'intervento finanziato dalla Regione Lazio, è stata espletata la gara e al momento attuale sono 8 i progetti finanziati con la stessa deliberazione della Regione Lazio. Al momento attuale stanno definendo, per l'apertura dei cantieri, tutte le figure che devono essere messe in campo, quindi c'è il RUP del procedimento che ha già individuato una serie di figure, manca semplicemente la determina dirigenziale che dia l'avvio ai vari cantieri che devono essere conclusi entro l'anno 2017. E questo è uno degli interventi appunto previsti. Tra l'altro c'è sempre il problema di cercare di impattare anche il meno possibile con lo svolgimento delle attività scolastiche. Siccome l'RSPP ha consigliato l'interdizione dell'area a scopo cautelare, venerdì questo è accaduto, mi sono sentita con la dirigente scolastica che mi ha contattato per le vie brevi sabato mattina, e visto che lunedì mattina era già previsto un intervento della ditta di manutenzione ordinaria per altre motivazioni, abbiamo inserito anche una verifica di quanto fosse accaduto, proprio perché per scongiurare il rischio che ci fossero stati nuovi sviluppi. Fortunatamente questo rischio non c'era, però abbiamo dovuto un attimo ragionare, cioè io riferisco quello che mi ha riferito il direttore dei lavori, che è l'architetto Romagnoli, che si occupa della manutenzione ordinaria. Abbiamo cercato di fare un intervento che fosse, come dire, cioè la messa in sicurezza dell'area, però nello stesso tempo in modo tale da non disperdere denaro, perché già abbiamo un finanziamento per l'esecuzione di quel lavoro. Quindi, anziché fare un intervento che veramente sarebbe stato solo uno spreco di fondi, cioè la classica mantovana che si mette per garantire il passaggio, abbiamo fatto intervenire la ditta di manutenzione con il macchinario che è stato prenotato, e già è stata mandata proprio ieri la comunicazione alla scuola che domani mattina alle 7:30 monteranno il macchinario, così all'uscita dei ragazzi faranno i lavori. Tra venerdì e sabato verrà messa in sicurezza con la spicconatura, insomma con il modo giusto, la battitura, insomma, ecco, costerà pure quella, però quella lì verrà, sì, ma in 2 giorni questo intervento verrà fatto. E comunque, se è interdetta l'aria, giustamente per evitare che poi ci si... bisogna farlo, nel senso, per evitare... Anche perché l'altro ingresso, quello da Via Verdi, non può supportare per un tempo troppo alto l'ingresso contemporaneo, perché lì poi insistono diverse scolaresche, ci sono problemi, Allora, interveniamo, perché poi comunque una parte di questi denari verranno risparmiati nell'intervento successivo, è chiaro, ecco, abbiamo cercato di fare la somma algebrica, tutto qui. Certo. Intanto grazie, volevo chiederle se sta...
Ah, ci sono ulteriori domande, perché vorrei ricordare che non era un dibattito, no. Voglio dire, era uno spazio che avevamo lasciato per una spiegazione. Ho capito, ma non è un dibattito. Però se parli tu avevo chiesto la parola prima io. Se non parli un po'. No, no, allora se deve dire una cosa velocissima do la parola prima alla consigliera Biondo, però vuoi ricordare che poi si chiude perché non è un dibattito, è stato intervento extra consiglio, quindi se no chiudiamo e vi parlate a voce e chiudo la seduta del consiglio. Dato che l'assessore è stato così gentile, facciamo 31, veramente un'ultima domanda, ovvero se lei sa se i tecnici quando sono andati hanno a quel punto verificato anche che invece l'accesso da via Adria, che è quello attualmente attivo, è sicuro. E se nel frattempo, diciamo in questa settimana, domani, eventualmente se fosse necessario anche lunedì, in considerazione della chiusura dell'ingresso principale, è stato revisionato il piano di sicurezza della scuola e i docenti, diciamo il personale della scuola è stato avvisato di questo. Allora, io sinceramente mi trovo un po' in imbarazzo, sono sincera, perché immagino che le porte degli assessori sono sempre aperte, quindi se uno ha domande da fare le può fare. Io non lo so, adesso veramente mi sembra una cosa assurda, perché non era un consiglio aperto, voglio dire. Vabbè, chiedo direttamente all'assessore, dato che oltretutto c'era diciamo anche una diretta, era meglio che lo diceva lei ai cittadini piuttosto che ciascuno di noi ai suoi amici, però come volete voi. Io sono d'accordo, anche voglio dire, quello che mi sta dando fastidio è la modalità, nel senso che se deve diventare un dibattito, diventa un dibattito aperto a tutti, questo è, perché non è che poi posso dire sì alla Biondo, poi non posso dire di no a un altro consigliere, cioè è la modalità che non funziona, non è un'interrogazione. Però voglio dire, penso che sia stata abbastanza esaustiva, se vuole dare un'ultima risposta, poi io non farò parlare più nessuno, consigliere Guido, veramente una cosa velocissima. Consigliera Candigliota, per favore si sieda, consigliere Candigliota, si sieda, mi state facendo pentire di aver concesso la parola, possibile? Allora, voglio dire, vogliamo chiuderla in maniera elegante, c'è stata una domanda, ci sarà una breve risposta e un ultimo commento, dopodiché, per favore consigliere Candigliota. Consigliere Candigliota, per cortesia. Allora, ritorniamo all'ordine. Consigliere Ciancio, la vogliamo finire in maniera elegante? Diamo possibilità all'assessore di rispondere alla consigliera Biondo. L'ultimo intervento del consigliere Guido, non voglio più sentire altro. Dopodiché le porte degli assessori sono aperte e sono disposte al confronto in ogni momento. Assessore, se vuole rispondere a questa domanda... Ovviamente gli uffici hanno fatto tutte quante le verifiche del caso, le comunicazioni. Ora nel singolo dettaglio immagino che ci siano anche delle comunicazioni ufficiali che sono state date dalla dirigente scolastica, che si è premurata peraltro anche di contattare i vigili del fuoco, per cui insomma so che c'è stato anche un sopralluogo dei vigili del fuoco, per cui fortunatamente devo dire con i dirigenti scolastici ho un rapporto piuttosto costante, cerco di rendere disponibile ogni mezzo per avere proprio in tempo reale, in considerazione del fatto che purtroppo non c'è un pronto intervento sull'edilizia scolastica da vecchio bando di manutenzione ordinaria, cerchiamo di sopperire come possiamo in tutte le modalità. È chiaro che questo effettivamente è stato un disagio e per questo stiamo cercando di farlo durare il meno possibile nonostante tutto, ecco, quindi davvero prego. Basta, l'ultimo intervento, io insisto, sarà l'ultimo intervento breve del consigliere Guido, non ne voglio sentire altri. Sarà anche rapidissimo prima che le colleghe se ne vanno. Allora, io voglio ringraziare l'assessore perché ha dato delle spiegazioni non dovute tra l'altro, ma per gentilezza, cioè, vista la mozione eccetera che stava presentata, è stata così gentile da spiegarci l'andamento della questione e anche del rapporto intercorso e anche molto celermente tra la dirigente scolastica e l'assessore. Quindi se qualcosa viene fatto in questo senso è in base a questo processo. C'è punto uno. Punto due, io credo che non abbia più ragione d'essere tra l'altro la mozione che si discuterà nel prossimo consiglio, perché secondo me qua l'abbiamo fatta. Quindi io vorrei capire che cosa discuteremo nel prossimo consiglio sulla mozione che andrà come regola.
Allora, consigliere Guido, questa è una cosa che vedremo in capigruppo, non c'è nessun grazie, problema. Vorrei ricordare che esistono accesso agli atti, interrogazioni, porte degli assessori sempre aperte, quindi quando vogliamo evitare di fare queste scene in consiglio io ve ne sarei grata, grazie. La seduta chiude qui alle ore 17:10.